32esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica ci presenta 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte. Sul podio della parola di Dio, questa domenica salgono tre parole fondamentali per la nostra vita e per la nostra fede. Al terzo posto la parola mezzanotte. L'Evangelista sottolinea: a mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo. Il 31 dicembre anche noi aspettiamo la mezzanotte, quando inizia un nuovo anno, e accompagniamo questa attesa con il desiderio che il nuovo anno porti gioia, porti tante situazioni nuove, esperienze belle per la nostra vita. Ecco, il cristiano cammina nella vita aspettando la mezzanotte, non quella che farà iniziare il nuovo anno, ma quella che darà inizio a una vita nuova, la vita vera, quella con Dio. E lì si farà festa per sempre alla sua presenza. Perciò non facciamoci trovare impreparati. Aspettiamo con gioia la mezzanotte della nostra vita. Al secondo posto la parola sapienza. Cinque di queste 10 vergini sono sagge. Che cosa vuol dire? Che hanno studiato più delle altre? Che hanno soluzioni a tutti i problemi della vita? No. I veri saggi sono coloro che sanno gustare la bellezza della vita in ogni stagione, in ogni situazione. C'è un bellissimo salmo che dice: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco la vera sapienza, contare i nostri giorni. Non a livello matematico, perché quello è facile, ma accogliendo ogni giorno come un dono. Ecco come si contano i giorni, ecco come si diventa saggi, di una sapienza più grande di quella della testa, la sapienza del cuore. E al primo posto l'olio delle lampade. Le cinque stolte non hanno olio a sufficienza e la loro stoltezza raggiunge l'apice quando a mezzanotte pensano di andare a comprarne di nuovo. Che cos'è questo olio? L'olio sono le piccole cose di ogni giorno. A volte sono noiose, a volte sono ripetitive. Però fatte per Gesù e con Gesù diventano fondamentali per far risplendere la lampada della nostra vita. E allora coraggio, cari giovani, aspettiamo la mezzanotte della nostra vita quando inizierà la vita vera, quella con Dio. Diventiamo veri sapienti, impariamo a contare i nostri giorni, cioè ad accoglierli come dono. E poi conserviamo l'olio delle piccole cose di ogni giorno. Quelle ripetitive, noiose, ma fatte per lui diventano grandi cose, cose belle che possiamo gustare e offrire a lui. Buona domenica.